L'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha disposto il ritiro immediato di alcuni lotti di un farmaco che viene impiegato per la cura dell'ipertensione. Il farmaco oggetto di questo provvedimento di ritiro è il Valsartan idroclorotiazide Teva. I principi attivi alla base dell'azione di questo farmaco sono due: Valsartan e idroclorotiazide. Tali principi vengono impiegati in combinazione quando non è possibile controllare l'ipertensione con un solo medicinale. Farmaco per la pressione. I lotti ritirati dall'AIFA. Nello specifico questi risultano i lotti ritirati dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Valsartan IT e asterisco 28 CPR 80 più 12 e 5 mg, AIC 04025906 9, lotto N. SCA 31/12/2020 è il simbolo Valsartan T e V a asterisco 14 CPR RIV 40 MG AIC 04014909 lotti N. W 31046 SCAD 29/02/2020 e NW 31048 SCAD 30/04/2020. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della notifica di allerta dell'Agenzia Svizzera dei Medicinali. Il ritiro è stato adottato a causa della presenza di impurezza derivante dal processo di produzione della materia prima. Farmaco per la pressione ritirato. Cosa fare? Nel caso in cui, controllando i lotti, riscontrate che state utilizzando il farmaco oggetto di ritiro da parte dell'AIFA, non smettete di assumere di colpo il medicinale senza aver prima consultato il vostro medico curante. Valsartan. A cosa serve? Il Valsartan rientra in una serie di farmaci che sono antagonisti del recettore dell'angiotensina seconda. Il farmaco blocca l'effetto dell'angiotensina seconda, in tal modo i vasi sanguigni si rilassano, e quindi è possibile controllare la pressione sanguigna elevata. L'angiotensina seconda causa il restringimento dei vasi sanguigni e quindi l'aumento della pressione. Il farmaco non va preso se si è allergici a uno dei principi attivi dello stesso, in caso di grave malattia del fegato, di diabete, di compromissione della funzione renale o nel caso di gravidanza da più di 3 mesi.